Io sono Guido Finato, un imprenditore agricolo della provincia di Verona, con un'azienda che conduciamo di 300 ettari. L'indirizzo dell'azienda è su vari settori: abbiamo una parte zootecnica, abbiamo una parte di utilizzo dei liquami della zootecnia e dei trinciati di mais, facciamo il biogas, abbiamo il fotovoltaico, abbiamo produzione di riso, facciamo una parte di agricoltura biologica, quindi abbiamo una certa qual vivacità aziendale. Le principali sfide di oggi quando coltivi il mais, le malerbe, insetti e il meteo, che è una parte importante in questi ultimi periodi. Sono tante le sfide e l'approccio alla coltura. Speriamo nei nuovi mais, magari resistenti a vari attacchi di insetti, un po' resistenti magari alla siccità, che ci aiuta molto visto il tempo di oggi, che è tanta siccità, specialmente anche l'anno scorso ci ha lasciato di bei segni. Le sfide nella nostra azienda ci piacciono e le affrontiamo proprio di petto, perché ci abbiamo sempre creduto nelle innovazioni, nelle varie cose nuove, perciò avendo dei mais nuovi cerchiamo di provarli subito per vedere cosa succede e essere un po' i primi a riuscire a testare e vedere. Oggi noi digitale usiamo Climate Field View, ci aiuta moltissimo. Abbiamo visto che nei punti peggiori dei nostri appezzamenti, dove c'è tanta sabbia, abbiamo ridotto le piante, ma abbiamo aumentato la produzione. Usiamo ratto variabile, sia la semina che la concimazione, su tutte le colture che facciamo, non solo sul mais. Abbiamo preso parte alla sfida nuova che ci ha proposto Bayer con SmartCore e vediamo le nostre aspettative. Speriamo che sia un mais molto digeribile, che le produzioni siano importanti come gli altri mais, che ci aiuta molto magari nella produzione di latte in stalla. Come eravamo 10 anni fa, eravamo molto indietro confronto oggi. Però visto che le sfide, affrontandole tutte di petto, siamo arrivati a avere il satellite, il ratio variabile, grazie anche alla vostra ditta che ci ha aiutato molto. Dopo abbiamo dei rappresentanti di zona o responsabili DECA che ci aiutano molto. Sono tanti anni che girano l'azienda, conoscono benissimo i nostri terreni. Speriamo adesso nei prossimi 10 anni di continuare così. Quello che chiedo a chi è il mio partner nella produzione dell'alimento base per questi animali che mangiano tutti i giorni, quindi da una ditta sementiera, che cosa chiedo? Chiedo un prodotto che sia adatto a loro. Se vogliamo portare a casa da loro tutta la loro potenzialità, noi dobbiamo avere un prodotto che deve avere un'altissima digeribilità, una bassissima ingombro ruminale, quindi bassissima lignina, e che loro devono poter alimentarsi avendo, diciamo, il 50% di quello che le serve tra fibra e amido già da una pianta di mais.